Di nuovo il più cordiale e ben interconnessi. Dite, ma si può essere calmi? No, io vado sempre di corsa perché poi i tempi ristretti, oggi poi più ristretti che mai. Un saluto naturalmente a tutto il gruppo del circuito Spreaker. Siamo da RDA Radio 1 di Roberto De Angelis, poi su Stappa Radio di Stefano Tini, poi su Radio Ballerina One di Tony Mantineo. E un saluto al gruppo radiovacanze.com, che è un sito e anche una testata giornalistica. Salutiamo il direttore responsabile, il dottor Vincenzo Vita, il direttore editoriale Gianluigi Leoni. Buon pomeriggio a Gloria Vaida. Ciao Gloria. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Lascia Come stai, Gloria, innanzitutto? stare, c'è una domanda di riserva? C'ho una domanda di riserva. Che ti dico come domanda di riserva? È difficile trovarla. Ti dovrei dire fumi ancora? Però mi dici trova un'altra domanda ancora, o mi sbaglio? No, questa ti posso rispondere, sì, Sì. fumo. E fa male il fumo, però. Per Vabbè, ho cominciato la paternale, per cortesia. carità. Diventiamo un attimo invece seri. Siamo arrivati a un punto di prima svolta. Qualcuno ieri ha cantato trionfo e vittoria, però ancora è presto, stiamo con i piedi per terra perché i malati ci sono ancora. Tanti contagiati nascosti, di cui non si conoscono gli effetti negativi. Potrebbero esserci, quindi parlo di asintomatici e i morti, seppur di meno, ci sono. Che idea ti sei fatta fino a oggi? O meglio, che idea ti fai da oggi in poi? Perché fino a oggi ti abbiamo notato anche sui social per 2 settimane battagliera più che mai. Poi a un certo punto toglici questa curiosità, ti abbiamo vista leggermente più affievolita, nel senso non gliela faccio più. Rassegnata. Rassegnata, brava. Rassegnata perché comunque abbiamo, so 40 giorni che stiamo chiusi dentro casa, non è, no, di più È un forse, po' di più, ma eh. ho perso il conto comunque, e, per cui siamo chiusi in casa, tutte le attività sono chiuse, o comunque la maggior parte sono chiuse. Si cerca di combattere questo virus in tutti i modi possibili e immaginabili. Non si riuscirà a combatterlo perché ci è stato già detto che ci dovremo convivere con questo virus finché non ci sarà un vaccino. E si aspetta tutti quanti questo 4 maggio e si riprenderà un pochino a vivere con delle modalità diverse, no? Perché comunque dovremmo mantenere 2 metri di distanza gli uni dagli altri, indossare comunque la mascherina. Insomma, non è semplice la ripartenza. Io credo che sto governo non ci abbia capito una mazza, ma proprio degli incapaci, non hanno proprio saputo gestire questa Fin situazione, non dall'inizio, solo quella. penso, fin dai primi giorni, parliamoci chiaro. Sì, no, da quando sono stati avvertiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di questa possibile epidemia, il 31 di gennaio, voglio ricordare, non hanno avuto un piano per poter fronteggiare questa epidemia, perché se avessero preso sul serio e seriamente le minacce oppure la minaccia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di questa pandemia in Italia, avrebbero aiutato gli ospedali, anche perché il modello ce l'avevano già avuto, cioè no, avevano visto che in Cina quello che come erano messi gli ospedali cinesi, insomma, quindi non è che non sapevi a cosa andavi incontro, sapevi cosa sarebbe successo. E non sono stati all'altezza, poi hanno rincorso il virus, no, praticamente, non l'hanno anticipato, l'hanno rincorso e poi hanno chiuso tutta Italia. Io penso che hanno fatto uno scempio alla nostra economia, ma secondo me, io guarda, sono molto complottista ultimamente, forse perché, sai, stare chiusi dentro casa, senti Vengono delle varie strane notizie. sensazioni in testa, magari, no?
Sì, divengono dei pensieri, no? Siccome non sapevano come accontentare l'Unione Europea e soprattutto in questo caso la Germania, che chiedeva la sconfitta, la messa in ginocchio dell'Italia, e allora sai, mi è sembrato vero, no? Che c'era questo virus che circolava per l'Italia, quindi che fai? Vabbè, Prendi e chiudi tutto. è Chiudi brutto e tutto. aspetta, è brutto e disonesto campare sulle disgrazie degli altri, però, no? Vabbè, C'è un però conto, io diciamo ti che... batto economicamente perché sono più forte di te senza opprimerti, è un Ma il discorso problema è proprio di questo, libera cioè... concorrenza, ma se io approfitto di una tua disgrazia per metterti in ginocchio e prendermi tutto, Allora, la figura è sì, proprio balorda. sarebbe... vabbè, ma quella è stata fatta, anche perché, parliamoci chiaro, ma proprio fuori dai denti, ma chi è che ha l'inventiva, il genio, la capacità, le risorse migliori? Stanno tutti qui in Italia, cioè i migliori stilisti sono italiani, i migliori cuochi o cucina è quella italiana, i migliori mari sono questi i Le nostri. migliori aziende agricole in Europa sono le nostre. Questo gioco Il ogni tanto vorrei cibo, esatto. evidenziarlo. Ma tutti il cibo, vai per Sì, regione, ogni sì. regione già è specifico, no? Il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma, il prosciutto San Daniele, la mortadella. Ma se ti ricordi, l'attacco ai prodotti italiani c'era anche in tempi normali con l'alter ego della Esatto. pizza, l'alter ego del parmigiano reggiano, della caciotta e Bravo, di tante altre esatto. cose, no? Dicevano che faceva male, no? L'olio, il nostro olio vergine d'oliva, dove lo trovi un olio così buono e così salutare soprattutto? Anche perché è Quindi, controllato sanitariamente, oltretutto. sì, ma poi voglio dire, perché ci stanno facendo la guerra, specialmente una, due nazioni, barra tre? Perché proprio non hanno quelle capacità che abbiamo noi. Quindi, dal momento in cui non ci puoi combattere sullo stesso Ti metto livello, in no? Sullo ginocchio a stesso livello livello. economico, è semplice. Quindi Esatto. poi posso venire di nuovo vestito come Attila, non con lo scudo e la lancia, chiaramente, e l'elmetto con le corna, ma vengo in doppio petto e cravatta, non ce la facciamo più, ti compro tutte le industrie possibili e Ma immaginabili la a due cosa... soldi e poi dopo ti vendiamo Certo, tutto da stranieri certo, e lo stipendio a certo. fine mese ce lo passa lo straniero fino a che ritiene opportuno poi. Certo, infatti secondo me, ti ripeto, forse sarà questa clausura forzata, questi arresti domiciliari, non lo so, però sono diventata una complottista, quindi io penso che sia tutta una manovra per farci comunque alla fine accedere al MES e stare in balia Oh, nell'Europa, della Germania, principalmente. due punti, Gloria. Prima di te c'è stato Virgilio, no? E ha Sì. detto: se io prendo ipoteticamente dei milioni di euro per la sanità, finita l'emergenza li devo restituire con interessi. È un prestito a tutti gli effetti. Uno. Certo. Secondo, Virgilio ha detto una cosa sacrosanta che penso che tutti lì convergiamo. Abbiamo dato noi come Italia tanti soldi per il fondo Cioè, europeo. basta che ci Allora ridanno indietro i ridateci i soldi che abbiamo dato. nostri, cioè non vogliamo niente da nessuno, però Certo. non lo so se abbiamo versato 140 milioni, quanti ne abbiamo versati adesso, non ho la cifra esatta, però pure. Sì, noi in 7 anni abbiamo dato più di 100, ovviamente non so se sono milioni o miliardi di euro No, miliardi in forse, 7. magari no. Certo, allora saranno milioni. Esatto. Comunque, in 7 anni abbiamo dato 100 milioni di euro all'Europa. Quindi ridateci i soldi nostri, punto. Non vogliamo niente da nessuno, riutilizziamo i soldi per noi. Poi quando sarà Adesso passata ultimamente la. abbiamo dato 15 milioni di euro per credo che sia per il MES proprio il fondo Sì, 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 salvataggi, sì, no? sì, sì, sì. Che ogni Stato deve versare una quota, no? Allora, cioè, ridateci quei 100 milioni che abbiamo dato in 7 anni più quei 15 che abbiamo dato Anche poco fa. perché tu dichiari ufficialmente che non hai firmato per il momento il MES. Ok, però se tu prendi dei soldi per la sanità o per altri fini che sono in prestito e poi li dovrai restituire, automaticamente di fatto è un MES.
mi sbaglio io? Non lo so, forse mi No, sto sbagliando io. allora, il MES è diverso, cioè il MES è un'altra cosa. Allora, il MES è, allora, quello che ci vorrebbero far accedere è un MES con le condizionalità light, che sarebbero, cioè ti danno dei soldi che poi non sono nemmeno tanti, cioè 36 milioni di euro, ma che ce facciamo? E, per la sanità, ma tu poi devi restituire con interessi, e se non riesci, e aspetta, perché loro ti danno in un anno tu devi restituire questi soldi più con gli interessi, e se non ci riesci, allora lì subentra i direttori, del MES, tutto quanto, che dal momento in cui tu non riesci a restituire questi soldi, entrano loro nella tua economia facendo, mettendo tasse, andando a prendere dalle banche, dai risparmi, dalle pensioni, però finché non se li prendono quei soldi con gli interessi. Quindi tu dici come, che aiuto è ad una nazione questo? Nessuno. Oltretutto una nazione Saremmo peggio della Grecia, che se peggio la della passa Grecia. male da prima del contagio del coronavirus, perché non è che prima avevamo un'economia florida che poi è diventata disastrata dopo il Sì, contagio. però si campava, nel senso, cioè ci stavamo rimettendo in piedi, se vogliamo usare un Sì, termine sì, sì. terra-terra. Certo, il virus non ci ha aiutato per niente, ora non c'è un piano economico, questo governo non è riuscito a fare un piano economico, perché se tu mi dai alle aziende, gli dai alle medie imprese 25 milioni di euro in prestito, sempre in prestito, perché poi da loro ci devono pagare gli interessi, e comunque alle banche, e comunque gli devi ridare questi soldi. E alle altre imprese più grandi sono 100 milioni di euro, ma sempre con interessi, è sempre un prestito, e questo l'ha fatto lo Stato italiano, che oltretutto per accedere a questo prestito di questi 25 milioni di euro, no, scusa, 25 mila euro, perdonami, per le medie imprese, e, però devi portare non so quanti documenti, devi garantire, e se c'è per caso una o due rate del non pagare del mutuo, Sì, o di, che ne so, qualsiasi ti sei comprato la macchina e quindi una rata non l'hai situazione di pagata, pagamento pendente, è vero, sì. non te le danno, È quindi che vero. cazzo allora d'aiuto è? Uno. E Non secondo, spieghi? se poi la banca si deve prendere un tempo per discutere la discrezionalità di elargire questo prestito, ma a me serve con la massima urgenza, diventa un prestito normale che andiamo a fare in qualsiasi momento della giornata in tempi No, normali. ma io, guarda, io avrei una soluzione, no? Cioè, a me è buona idea, sarà pure un po' strana, sballata, insomma. Però, allora, se dal momento in cui questi Eurofondo che ha detto oggi, ieri, Conte, io non l'ho sentito perché ormai mi sono stufata di sentirlo, non ce la faccio più, anche perché quando parla io, non lo so, sarò stupida, io non capisco quello che dice, punto. Ma ci vuole il traduttore. Comunque, a parte questo, questi Eurofond, di cui parlava dell'Eurogruppo che si era unito e tutto quanto, innanzitutto la Germania non è d'accordo, l'Olanda neanche, e lì devono essere d'accordo tutti, perché loro vogliono arrivare al MES, no? Oh. Sì, a loro Allora, che succede? conviene Che più. non sanno, esatto, non sanno. Non sanno come finanziarli, quindi si devono riunire un'altra volta per decidere come finanziare questi Eurofond. Ma poi la domanda è: se Eurofond sono a fondo perduto, o sono comunque No, no, c'è un interesse? questi Eurobond poi bisognerà vedere il risvolto del No, Eurobond, Eurofond, chiedo Eurofond. scusa, no, bisognerà vedere il rovescio della moneta quale sarà, perché ancora non lo Esatto. sappiamo, Ha No, voglia perché che non ci hanno qui, detto niente. ha voglia che qui tutti a garantire, ma no, è tutto a posto, no, non è tutto a posto per nulla, No, perché? perché io prima che il Presidente del Consiglio firmi qualsiasi accordo con questa Europa strozzina, io voglio sapere a che vado Sì. incontro. Se gli Eurofond sono degli aiuti di tutti, per tutti,
i 27 paesi Esatto, europei, non solo per quindi. noi, ma per tutti coloro che hanno situazioni disastrate, vero? Esatto, ma non per noi, Spagna e un altro paese che sta messo male come noi a livello di coronavirus, ma io parlo di tutti quanti, che ognuno si assume la responsabilità del debito, diciamo così, no? Ma se sono a fondo perduto, allora ok, perfetto. Si può fare, però intanto bisogna vedere quanto poi ci danno, perché se tu mi vieni e mi dai 30 milioni di euro, ma che ci faccio con 30 milioni di euro? Niente. No, in Uno, piccolino è come bisogna. 600 euro dati a determinate situazioni, con 600 euro cosa ci fai? Niente. Ecco, apposta. Allora, io l'unica cosa che vorrei, che forse sarebbe l'unica, io fossi presidente del Consiglio. E visto che l'Europa ci sbatte le porte in faccia fino a che non accettiamo quello che decidono loro, io farei una bella conferenza stampa al popolo e direi, ragazzi, siamo messi così. Allora, invece di farci strozzinare da questa Europa, facciamo un ulteriore sacrificio noi. Fai uscire i bot italiani. I titoli di Stato, compriamoli noi italiani, ci ricompriamo, facciamo questo sacrificio tutti quanti, ci compriamo i nostri titoli di Stato, circola moneta e ci aiutiamo da soli, non abbiamo bisogno Sì. degli strozzini. Dopodiché, però, se esce Ah, dall'Europa, ma perché perché. pensi, scusami un attimo, è vero che sarà quasi impossibile farlo, realizzare bla bla bla, però in teoria non è un'idea così astrusa e sballata, Gloria. Nel senso che la sarebbe la soluzione più logica dopo quella prospettata da Virgilio e da tanti altri di riprenderci anche i soldi che noi versiamo nel fondo europeo, tutti i soldi nostri. Sì, Allora, recuperiamo ma quei soldi, se noi ce li facciamo. danno, ma il problema è che l'Europa e la Germania, in questo caso, che verrebbe a fare la spesa a casa nostra con pochi Purtroppo euro, sì, purtroppo sì. Sì. allora che non vogliono darci una mano a livello proprio solidale, nel senso. Oh, non è che noi abbiamo fatto un disastro a livello economico e quindi uno può dire, oh, ti Fossimo noi sei colpevoli di messo. una tragedia, è chiaro che te ne assumi le Esatto, conseguenze, ma è normale, no? ti assumi la tua responsabilità di quello che hai combinato e quindi mo che vuoi, l'aiuto a noi, se vuoi il nostro aiuto, però ci devi anche ripagare, no? Ma a noi è successa una cosa imprevista, non voluta da noi, è una calamità naturale. Ah, mettiamo come se fosse una calamità naturale, no? Quindi, voglio dire, non è stato uno sbaglio nostro. Quindi, tu ci devi aiutare, punto. Ci devi chiedere i soldi, non No, ci devi chiedere i soldi. sempre però per lo. O ce li dai tutti i soldi che noi Li in tutti abbiamo questi anni versato, abbiamo esatto. versato e ce li ridai indietro perché quelli sono nostri, dei nostri sacrifici, delle nostre tasse, sono nostri soldi. Oppure facciamo da soli, o facciamo uscire tutti i titoli di Stato, ci ricompriamo noi i nostri titoli di Stato, Allora, con i soldi ritorniamo da recuperati noi. e con la compera di nuovi titoli di Stato, magari facendo un sacrificio, però ci sacrifichiamo da soli, capiamo che per il nostro benessere, nostro futuro e dei nostri figli e dei nostri nipoti, e Certo. forse qualcosa di buono esce fuori, perché quando siamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale stavamo peggio di oggi, molto molto peggio, eppure ci siamo risollevati tutti insieme. Tutti uniti, anche se diversi, però tutti verso lo stesso fine. Oggi invece io noto che ci sono molte capocce, si può dire capocce? Vabbè, mi guardate male, ok. Molte personalità che parlano, chi a proposito, chi a sproposito, chi a ragion veduta, chi solo per dare fiato alla bocca. Forse è un po' troppo caos e soprattutto, ha detto bene Gloria, io concordo con lei in pieno. Indipendentemente dalla politica, dal colore politico, dal partito e bla bla bla, questo secondo me è un governo che ha crepe di capacità, cioè dimostra incapacità su un vastissimo fronte. E allora, adesso però siamo dietro il bivio, perché
il Movimento 5 Stelle, questa è Ma notizia, non può aspetta, continuare aspetta, allora. aspetta, è notizia del giorno, deve dimostrare se rimane fedele ai suoi principi oppure ha cambiato modo di ragionare. E noi Allora, tutti io trarremo le conseguenze poi da questo, ti eh. do una notizia. Sì, Allora, prego. stamattina all'ordine del giorno c'era Giorgia Meloni cioè, si è riunito il Parlamento e aveva messo all'ordine del giorno il no al MES. Hanno votato, no? E il Movimento 5 Stelle ha votato un contrario. Però 15, una decina, 15 parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno votato con la Meloni, insomma, nel Cioè senso hanno che votato a non. favore della proposta della Meloni, contravvenendo a quello che aveva detto il Movimento, Contrariamente esatto, a a quello che aveva detto il esatto. partito. Esatto, però gli altri dei 5 Stelle hanno votato contro, capito? Quindi voglio dire, il governo, questo governo è di una contraddizione più unica che rara, nel senso che c'è il Conte che deve accontentare Tutti da una quanti, i parte i contendenti, 5 sì. Stelle, da una parte il PD, da una Dall'altra parte Renzi con Lis. Italia Viva, perché sono queste le situazioni, no? E però così E non. come puoi fare gli interessi degli italiani se deve accontentare due o tre partiti? Non lo può Uno. E fare, non lo può soprattutto se fare. devi accontentare i tuoi partners di potentato europeo Esatto. che pretendono che la nostra nazione pieghi le ginocchia. Perché il PD vuole accedere al MES così, eh? Sì, sì, Anzi, sì, sì. ringrazia pure perché ce lo fanno Oh, e accedere. apposta stiamo aspettando anche il Movimento 5 Stelle, che ormai è un partito, per carità, e che cosa deciderà in proposito? Perché da quello che deciderà il 5 Stelle si decide tutto, nel senso che se i 5 Stelle fossero fedeli ai loro primi principi, si andrebbe alla crisi di governo, sicuro come una Pasqua. Ma per Se quello che non c'è il voto sul MES, certo, e se no è crollerebbe il proprio governo. quello, no? È proprio quello che no, non c'è il voto sul MES, proprio per questo motivo, perché il PD voterebbe sì, e alcuni dei 5 Stelle, o quasi tutti, non lo so, perché ormai anche di questi io non mi fido, voterebbero contro e quindi lì cadrebbe la Diciamo che fiducia al governo. abbiamo una minima parte del Movimento 5 Stelle che voterebbe contro, ma i tre quarti dei 5 Stelle sembrerebbe, almeno dai sondaggi, e lasciano tutto il tempo che trovano questi sondaggi, che Certo. hanno cambiato opinione rispetto all'origine. Però alzo le mani in quanto il voto non c'è stato, non c'è una decisione ufficiale del Movimento 5 Stelle, per cui io mi attengo a quello che dicono i sondaggi. Io non so quanto possano essere concreti e seri questi sondaggi, perché poi, per esempio, stamattina stavo notando per l'ufficio che alcuni sondaggi danno per ipotesi Salvini e Meloni in discesa, nel senso che stanno crollando e precipitando. Altri sondaggi addirittura li danno in testa in ipotetiche elezioni. Ragazzi, quando si fa un sondaggio, mettetevi d'accordo, perché o la verità è stata una parte o è stata un'altra. Non è Ma i possibile che. sondaggi bisogna sempre vedere chi li fa e Sì, da chi e tengono per quale. commissionati. E chi li commissiona? Esatto, perché se io ti dico, Certo. Gloria, mi devi fare un sondaggio, mi raccomando, la radio deve risultare la numero uno, tu farei sì che il sondaggio all'80% dice che questa radio è la numero uno. Siamo proprio in Italia. Chiudiamola così. Gloria, noi ci dobbiamo risentire, non so se fra 7 giorni o durante la prossima settimana, pure qualche altro giorno al di fuori del venerdì, che sarà il 1º di maggio, che è un giorno festivo, chiaramente. E alcuni mi chiedono se torneremo a parlare di calcio. Quando sarà possibile lo faremo. Quando potremo, sì. Oggi io, sinceramente, non è cambiata la nostra fede, è sempre la Roma, per come ci Ah, per contraddistingue. carità. Però ragionare di Roma davanti a delle tragedie. Non mi sembra il No, caso. ma non, cioè, faccio anche fatica, guarda, Sì, sinceramente parlando. certo. Oh, l'ultimo pensiero, hai 60 secondi cronometrati, le tue speranze e le tue certezze in questa fase di Covid-19 coronavirus. Prego. Non lo so, mi auguro che siamo sulla dritta via, che si veda la luce bella, chiara e luminosa in fondo a questo brutto tunnel, che i numeri cominceranno a scendere tutti, 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 tutti.
soprattutto quello dei morti, perché veramente è stata un'ecatombe, e che usciamo presto da questo incubo, perché veramente non se ne può più. Insomma, io ogni giorno vedo sti dati, ogni giorno penso quando finiremo, perché diventa poi pure anche un circolo vizioso, perché stai sempre lì col pensiero fisso. Adesso mi sono ingegnata e mi farò le mascherine per conto mio, perché sono introvabili, non si E trovano. dove le trovi le paghe d'ira di Dio? Esatto, se ne Perché noi abbiamo approfitta trovato la un gente. posto dove le più scrause costavano 4,90 e le migliori 15,90. Allora io vorrei sapere se segnalati i posti all'intendenza di finanza poi ci saranno le conseguenze del caso, perché Beh, non è certo. possibile. Non è, allora costassero fossero costate 15,90 pure prima, e chi fiata? Quello è il prezzo, chi non fiata nessuno. Ma da 2 euro, 1,50 euro, passare a 15,90 e a 5,90, 4,90, quant'è? Sinceramente a me sembra speculazione sulle Sì, disgrazie. speculare poi su un momento del No, ma genere non mi speculare sulle sembra proprio. disgrazie è negativo al massimo, da qualsiasi parte provenga, per cui Certo. non ci sono. E poi dovremo vedere adesso, quando ci sarà la gara d'appalto, quando finalmente verrà varato o il farmaco o il vaccino, poi ci faremo quattro risate, lì dovremo stare molto attenti a quello che diremo e faremo, perché ci sarà delle belle Le case situazioni farmaceutiche, da dover sviluppare. Gloria. le case farmaceutiche faranno le danze proprio su sta cosa, No, guarda. noi sappiamo per esempio che al mondo, dico solo questo e poi devo chiudere, ho capito, oltre alla chemioterapia ci sono delle cure alternative. È ufficiale, quindi non è che non sto sognando io. Saranno forse meno efficaci, più efficaci. Però davanti al baratro della morte, ai malati terminali, no? Provate di tutto. Quali tutti, Provate di certo. tutto e non se ne parla più. Invece no, c'è solo la chemio. Allora, esiste forse una chemio più localizzata, che non si chiama nemmeno chemio, tra parentesi, non lo so perché sono io profano di termini medici, che isola solo la parte malata e non va a distruggere il resto dell'organismo. Forse sarebbe, se esistesse Meglio. veramente, un passo avanti, no? Chi lo sa? Certo. Gloria, un grande abbraccio, buon fine settimana e grazie Anche di aver partecipato. a te. Grazie, grazie. Ciao Ciao, Gloria, ciao ciao, ciao. ciao. Ringraziamento a Gloria Vaida, certamente non siamo le solite persone di sempre, però è normale. Ci fermiamo un attimo solo, grazie.